Poi è un duo in gara, il ragno di Barra Franca. Barra Franca che provincia, provincia di Enna. Accendete subito buonasera i microfoni tutti, dei cantanti appena escono. Provincia di Enna. Dove sta? Alla, tu come ti chiami? Gaetano. E tu? Santro. Perché il ragno? Eh beh, giustamente. Il ragno è un nomignolo. Ti sei guardato? No. Sì, mi sono guardato anche allo specchio. Hai detto no. Beh, leone è... no, hai detto. No. Un fenicottero no, un bue no, perché già esiste, allora dici un ragno. E beh, è un nomignolo da piccolo e l'ho voluto portare avanti. Fate bravo, fatto bene. Sperando che regni il ragno. Benchi. Senti, avete creato questo duo, musica vostra, canzone vostra? Sì, è un brano inedito mio, scritto da me, e arrangiato da me con la collaborazione di Gaetano. Fa qualcosa pure lui. Sì. No, sta là, come si chiamavano quello Pezzali? Gli 883, c'era quello che si sgolava, hanno ucciso l'amore, quello che era così. Invece lui fa. No, lui arrangiamento di chitarra l'ha fatto Gaetano. Come si chiama il brano? Il tempo della vita. Il tempo della vita. Il ragno. Grazie. Thank you.
ci rivenderei tutti i ricordi dei giorni miei, a condizioni che un tempo qui però e non passi mai, non passi mai. Il ragno. Grazie. Il ragno. Bravi, eh. Pergamena da Valentina. Questo è proprio a noi, è i vincitori, il ragno, abbiamo detto. Saluto. Ma l'avete annunciato all'inizio il vincitore. Sì, allora, scusate, avete fatto cosa al contrario, qui ci vuole l'ovazione per i vincitori. Mamma, l'hai annunciato sì. Del concorso. Bravo tu, anno 2003, hanno vinto meritatamente, senza nulla togliere agli altri interpreti, ma c'era sia Pasquale Mammaro, il mio agente Peppe Pagano e tanti amici qua dietro hanno detto questi sono i più forti, vi ripeto senza nulla togliere a voi, però si vince per originalità, loro ce l'hanno fatta, l'edizione è loro. Il ragno!